Niente, porto i saluti della libreria, siamo contenti di presentare questo libro. Ci dispiace un po' per la giornata perché ci sta il Papa che attraversa Roma, per cui diciamo mezza Roma è bloccata e abbiamo avuto un problema, nostra colpa, con l'email in cui abbiamo mandato due orari sbagliati. Però diciamo abbiamo superato queste cose. I relatori penso che li conosciate assolutamente. Chi di voi deve iniziare? Facciamo iniziare, o vuoi iniziare tu? No, non comincia Carlo. Sì, forse comincio io. Allora, Carlo Cosmelli sarà il primo oratore. Grazie. Allora, comincerò io perché poi Giorgio parlerà in maniera un po' più specifica del libro, cosa che io invece non intendo fare. Perché? Perché mi sono chiesto una cosa. Le persone che vengono a sentire la presentazione di un libro, che cosa vogliono sentire? Beh, dipende ovviamente dal libro. Se uno in genere, per esempio, supponiamo che questo fosse stato un romanzo, una raccolta di poesie, beh, uno vuole sentire l'autore che ne parla. Supponiamo fosse stato un saggio, di filosofia antica o così, a questo punto tipicamente uno vuole sentire che cosa ne pensa chi l'ha scritto. E eventualmente se è al proprio livello. Se si parla di saggio scientifico, già è un po' differente perché possiamo avere un saggio scientifico cosiddetto divertente in cui le persone vengono a sentire qualcosa e dice vediamo cosa posso imparare. Per esempio, l'altro libro che aveva scritto Gian Vittorio Pallottino sul risparmio energetico in senso lato, quello che possiamo applicare tutti i giorni a casa, sono una serie di ricette che diciamo, uno può volerlo sentire perché gli diverte. Però il saggio scientifico può essere, quando stiamo parlando ovviamente di libri ad altissimo livello per specialisti, un saggio sul modello standard delle particelle elementari o l'universo, e allora qualcuno vuole sentire, ma vediamo un pochino come è fatto l'universo, e anche là andiamo bene. Però c'è un caso che è molto particolare, è quello del libro di questa sera, in cui l'argomento è qualcosa su cui le persone spesso hanno opinioni completamente diverse. Questo qua si parla della radioattività del nucleare, potrebbe essere la stessa cosa se si parlasse di OGM, o di omeopatia, o di stamina e bannoni e così via. Cioè ci sono alcuni argomenti che dovrebbero essere scientifici. Dovrebbero, nel senso sicuramente c'è una base scientifica e quindi uno dice, beh, quindi a questo punto dovrebbe essere tutto chiaro, che invece non è assolutamente così. Allora, qual è il problema di libri di questo genere? È che sono dei tentativi eroici. Perché? Perché tipicamente le persone che vengono a sentire qualcosa sulla radioattività sono di due categorie, o sono persone che hanno certe credenze nella radioattività anche con base scientifica, per esempio mettiamo che fosse il nucleare, tanto per fissare le idee, e a questo punto cercano le conferme a quello di cui credono, oppure l'opposto, pensano l'opposto, ma cercano lo stesso le conferme. E allora qua viene il punto sull'azione eroica di questo libro, e cioè spesso nell'ambito scientifico, quando si dice gli scienziati stanno nella torre d'avorio e così, è una balla, eh? Questo forse valeva 20 anni fa. Valeva 20 anni fa, oggi gli scienziati hanno tutta noi, nel senso, vabbè, ci occupiamo di scienza, è una fortuna, andare in televisione, nei giornali a parlare. Qual è il problema? È che per esempio Margherita Hack, che parla di astrologia, va in una trasmissione televisiva e si trova accanto invitato l'astrologo. E con domande dice sì, ma perché lei è un'astrofisica, un'astronoma e quindi abbiamo l'astrologo. Oppure, come si chiama l'autore di Quark? Piero Angela, quando era ormai 10-15 anni fa, la trasmissione in cui parlava dell'omeopatia, c'era l'omeopata, disse alcune cose scientificamente non sono abbastanza normali e fu denunciato. E la sua denuncia andò avanti per 10 anni. Perché non è facile trasmettere certe cose? Oh, il perché non è facile? Qua ci stanno alcuni dati, e poi magari ne parliamo, adesso concludo perché sennò
che sono molto chiari, e fra l'altro il coraggio di Gian Vittorio è che ha riportato, per esempio, un caso, poi magari ne parliamo, di una famosa trasmissione che fu fatta in televisione di una persona che mi era considerata una bravissima giornalista, e così, piena di cose non false, stiamo attenti, ma che inducevano in errori chi lo sentiva, e producendo tutta una serie di false credenze. Qual è il problema del credere o non credere alle cose che stanno scritte qua? Beh, adesso ne dico due parole perché è la parte che mi interessava. Si parla di, in ambito psicologico-sociale, di dissonanza cognitiva o dissociazione cognitiva, termine inventato nel 57 da una persona che andò a seguire una certa setta, vabbè, se lo faccio in breve perché sennò andiamo troppo per le lunghe, che nel 56 prevedeva la fine del mondo, e allora si riunirono tutti, lui riuscì a introdursi in questa setta, una certa notte doveva finire il mondo, e poi non finì il mondo, e allora ci fu tutta una serie di giustificazioni per cui in realtà il mondo non era finito perché loro credevano certe cose, avevano pregato, e cioè, quando uno ha alcune credenze, anche se viene, ditemi fra virgolette, lo scienziato che ti dice ma guarda questi sono i dati, è diverso, beh tipicamente la persona non cambia idea, perché è difficile cambiare idea, perché fa male cambiare idea, il cambiare idea è un modo di pensare che nel mondo della scienza è abbastanza usuale, non sempre, però per le persone normali è difficile, e allora uno si crea tutta una serie di false ragioni per mantenere le proprie idee. Questa è la ragione per cui è tanto difficile discutere di queste cose anche a livello politico. Cioè, mentre io e Giorgio e Gian Vittorio possiamo pensarla in maniera leggermente differente a proposito di nucleare, di quasi nucleare, così, però poi sui dati siamo d'accordo, e se ci mettiamo a discutere possiamo essere più o meno d'accordo. In altre cose no. Perché? Perché è difficile superare questo scoglio. E questo è un problema, e vabbè, qual è la soluzione? La soluzione è scrivere libri del genere, parlarne, parlarne a scuola, parlarne all'università, parlarne un po' dappertutto. Va bene, grazie. Adesso. Grazie Carlo, sentiamo che ci dice Giorgio. Ma io volevo parlare di questo libro, io ritengo che questo libro e libri di questo tipo sono estremamente interessanti, perché ci danno in maniera chiara, piana, tutta una serie di informazioni concrete su tutta una serie di fenomeni che avvengono intorno a noi, e quello che succede è molto spesso c'è una percezione completamente sbagliata. La cosa su cui io ho visto fino adesso, che su cui si tende a sbagliare di più, avere una percezione completamente sbagliata, è la percezione del rischio. Cioè, è difficile trovare una persona che accetti, quando il rischio è grosso, vabbè, ce ne rendiamo conto. Quello che succede è quando il rischio è basso, si può passare molto velocemente da non me ne importa niente o evito assolutamente di farlo. E questo che sono tutte e due dei comportamenti non razionali, perché se una cosa è lievemente pericolosa, uno dovrebbe cercare di evitare di farla, se poi capita non deve assolutamente mettersi le mani nei capelli. Ma non solo, quello che succede è che molto spesso uno fa degli sforzi estremamente notevoli per evitare una certa cosa, e cosa molto più pericolosa non la evita. Allora, io mi ricordo che una volta, quando c'è stato il pericolo della mucca pazza, e stavo parlando con una persona, e quale a un certo punto stavamo, non mi ricordo, a casa di qualcuno, e dice vuoi questa cosa, un pezzo di arrosto, di mandorle, eccetera. Dice ah no, io non mangio la mucca pazza perché è troppo pericoloso, però me l'ha detto fumando una sigaretta. Allora bastava fare un facile conto, tenendo conto che i morti delle mucche pazze in Inghilterra saranno stati, credo, un 50-100, mi pare, in una decina d'anni, mentre i morti per tumore ai polmoni
molti, ma molti di più, dimostrare che la sigaretta che lei fumava era 100 volte più pericolosa della bistecca. Nonostante che a questo dice, quindi io ho fatto tutti i conti, dice sì, vabbè, c'hai ragione, però io continuo a non mangiare la carne. Ecco qua, ecco qua la dissonanza. La sigaretta. E questo mi fa parte, mi pare che si ritorni molto vicino a quello che diceva Carlo. Quindi avere un'idea precisa, del rischio è una cosa importante, e quello che è molto importante, interessante, questo libro di Gian Vittorio Pallottino, perché ci dà degli elementi concreti, cioè ci spiega in grande dettaglio qual è la fonte principale di radioattività che sta intorno, che essenzialmente la fonte principale è, attualmente è dovuto da un gas, il radon. Il radon è essenzialmente un gas che viene emanato che è contenuto nel carbone, nella pozzolana, a volte quindi in certe malte, cioè non è gas è contenuto, scusate, ci sono dei decadimenti radioattivi che avvengono a pozzolana, per cui dalla pozzolana viene eliminato questo gas, anche nel granito, cioè la maggior parte dei cementi, delle case costruite in Italia centrale, che essenzialmente usa terreni di origine vulcanica, e quindi terreni di origine vulcanica sono molto più radioattivi degli altri terreni, quindi c'è questa produzione di radon che sta nelle case e che è la fonte principale di radioattività, che poi varia moltissimo da posto all'altro, perché specialmente, cioè, può variare anche di un fattore 100-1000, ci sono dei posti che hanno una radioattività naturale 1000 volte superiore a quella dell'Italia, altri paesi, credo mi pare come la Francia, abbiano una radioattività naturale molto più bassa, perché hanno pochi terreni vulcanici a parte il massiccio centrale. E questa è una cosa che normalmente quando non sta nessuno, quello che succede è che poi questa radioattività si accumula nelle stanze chiuse, quindi quando qualche volta mi è capitato di avere una casa di campagna chiusa da qualche mese, io dicevo apriamo le finestre così mandiamo via la radioattività, tutti mi prendevano per pazzo, ma era effettivamente vero, perché con le finestre chiuse il gas, perché gli elementi radioattivi decadono, il gas radon c'è una vita abbastanza più lunga, tende ad accumularsi. Quindi senza fare grandi tragedie, uno dice apro la finestra, levo anche l'odore di muffa e così via, e però butto fuori la radioattività. E quindi avere un'idea precisa di quali sono le sorgenti radioattive è molto importante. Adesso dicevo che forse c'è una tendenza in cui la fonte principale di radioattività intorno a noi, come dicevo, faceva notare, sta quasi diventando le sorgenti mediche, perché fa raggi X e così via, tomografie, scintigrafie, cose di questo genere, non risonanza magnetica nucleare, fortunatamente. Perché contrariamente al nome, la risonanza magnetica nucleare non ha niente di radioattivo, e quello che succede è che si tende a aumentare. Il problema è molto dibattuto quanto è dannosa questa radioattività ambientale, che è uno dei temi importanti del libro, cioè il problema principale è quant'è pericolosa la radioattività a basse dosi. Cioè, il problema è questo, come se voi prendete un caffè al giorno, non vi fa, per un anno non vi fa assolutamente male. Se voi in un giorno, in un poche ore, prendete 365 caffè di seguito, se riuscite a non vomitare o prendete la dose di caffeina equivalente, cosa che invece è possibile perché lo potete prendere in pasticche, è probabile che morite.
La dose letale, lethal dose 50, quella che viene chiamata epidemiologi, cioè la dose che ammazza il 50% delle persone, perché chiaramente per definire una dose letale, cioè una certa quantità, non ammazza tutti, quindi la dose letale standard è quella che uccide il 50% delle persone, per caffè sono 300 tazzine di caffè. Ora, è evidente che nel caso del caffè, uno, come di buona parte delle sostanze che noi abbiamo, una piccola dose distribuita su un periodo di un anno ha un effetto dannoso, praticamente nulla, mentre la stessa dose che uno prende in un anno, in un giorno solo, è dannosissima. Quindi quello che succede, sono tutte sostanze in cui chiaramente c'è una soglia. I pomodori sono ottimi, 10 kg di pomodori o 10 kg di fichi possono avere le conseguenze le più non volute o più antipatiche. E a questo punto uno è talmente abituato che uno può pensare che l'effetto dell'attività sia anch'esso a piccole dose. Quindi la domanda che uno si pone, se io prendo 365 caffè e do un caffè a 365 persone diverse, non ottengo nessun risultato dannoso, anzi, se prendo gli stessi caffè e li do tutti a una stessa persona, questo mi fa un danno serio. La domanda è sulla linearità a piccole dose. E questo uno può domandarsi, se io ho una certa quantità di radioattività, un sievert, che è un'unità tipica della radioattività, la do a una singola persona, so che questo mi dà una certa probabilità che posso misurare che questa persona abbia un tumore entro 5, 10 anni, 15 anni, a una certa distanza. Il problema è, se prendo la stessa dose di radioattività e la divido a 1000 persone, può essere, la domanda è, ma può essere che una di quelle 1000 persone prenda un tumore? Cioè, il problema è che mentre per le sostanze a cui siamo abituati la divisione della stessa dose fra più persone annulla completamente l'effetto biologico, il problema per le sostanze radioattive rimane non affatto chiaro. Allora, questo è un problema estremamente importante, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che l'esposizione di una... che se ogni persona viene esposta alla radioattività per una quantità 10.000 volte inferiore a quella del tumore, se però questo è fatto su scala nazionale, vengono causati 5.000 tumori in Italia. Allora, questo è che sarebbe qualche cosa da evitare. Il problema è che come si fa a vedere se una persona si è esposta, se una certa quantità di radiazione produce il tumore o non produce il tumore? Beh, in certi casi uno può pensare, faccio l'esperimento, però normalmente non si tende a dare radiazione apposta a qualche persona. Però ci sono stati dei casi in cui o per incidenti o per effetto di bombe atomiche o per tutta una serie di motivi, ad esempio un signore che si beveva in America, come citato nel libro, si beveva l'acqua minerale radioattiva e se ogni giorno si beveva 5 bottiglie, dopo 15 anni è stato distrutto dalle radiazioni. Quindi sono dei casi, diciamo, in cui ci sono state una certa quantità di dosi di radiazione, ma queste si può fare tutta una statistica su questi casi. Il problema è che quando le dosi di radiazione diventano molto basse, diventano piccole, cioè estremamente piccole, la probabilità di avere un tumore a questo punto diventerà molto più piccola, diventerà 1 su 10.000. Il problema a questo punto, la probabilità di avere un tumore, che una singola persona abbia un tumore durante la vita, credo che sia del 40%, 30%, cioè un valore abbastanza elevato. Molti di questi tumori poi sono non esiziali, cioè sono curabili e così via, cioè, ma se teniamo conto di tutti i tumori, anche piccoli tumori della pelle eccetera, c'è cioè un numero abbastanza elevato.
Quindi a questo punto su 40 persone la variazione di una probabilità di 1 su 10.000 è chiaro che è una probabilità estremamente piccola, perché non si può fare l'esperimento, perché ovviamente posso prendere le persone che hanno grosse variazioni, fare grande statistica, ma quando si fanno grandi statistiche ci sono le forchette. Le famigerate forchette delle proiezioni 2%, 3%, e per avere statistica di 1 su 10.000 bisognerebbe studiare milioni di persone. Ma il tumore è specialmente molto correlato a tutta una serie di attività, a quello che uno mangia naturalmente, a quello che non so, se è grasso, se è magro, se va in palestra. Andare in palestra diminuisce i tumori, quindi a questo punto il fatto di stare in una città invece di un'altra città, ci sono 10.000 inquinanti che possono essere i gas di scarico, delle macchine e così via, quindi non è facile confrontare le persone vedere dalla statistica, diciamo, del registro generale dei tumori quello che succede. Ovviamente in situazioni tipo Taranto o così via, d'accordo, ma per incominciare l'effetto è molto, molto forte, ma vedere una situazione su effetti molto piccoli non è facile, e anche grandi, e poi in Italia temo che non ci sia ancora registro tumori come esistono in altri paesi. In altri paesi tutti i tumori devono essere denunciati, cioè registro apposta per tumori. In Italia non c'è, ma anche nel mondo in generale, nei paesi dove ci sono registri tumori non si vedono dei grossi effetti dal punto di vista della sopravvivenza in numero di tumori. E poi cosa è facile, quello che uno vede in realtà, vede che ci sono posti dove la gente vive di più e posti dove la gente vive di meno. Per esempio c'è un'isola greca, Ikaria, dove la vita media è di qualche anno più alta dei posti vicino, però non è assolutamente legato a fenomeni radioattivi, quindi è estremamente difficile capirlo. Quindi quello che succede, che come fa notare, faceva vedere Gian Vittorio, che fino a una certa dose di radioattività si trova che c'è un effetto lineare, cioè la stessa dose, una dose produce circa lo stesso numero di tumori nelle persone, sia se è concentrata su un numero piccolo di persone, sia se è concentrata su un numero grande di persone. E quello che il problema è che a dose più basse è estremamente difficile fare misure, non ci sono misure a dose più basse. E a questo punto il mondo scientifico si è in qualche modo diviso fra le persone che considerano ragionevole l'estrapolazione lineare a basse dose, uno ha una curva che vede lineare fino a un punto, poi l'estrapola a zero, e altre persone che fanno tutta una serie di argomentazioni per cui invece è ragionevole aspettarsi che a basse dose non ci sia nessun effetto, che in fondo che a basse dose ci siano tutta una serie di meccanismi che tendono a annullare l'effetto. Ovviamente tutto questo è molto collegato a come sono i vari meccanismi di formazione dei tumori. I meccanismi di formazione dei tumori sono molto complicati, perché quello che succede è che dentro nell'organismo si formano sempre dei microtumori maligni. Questi microtumori maligni però sono, una volta che diventano un pochettino grandi, sono soppressi dal sistema immunitario e quindi vengono eliminati. Quindi quello che succede, c'è normalmente un sistema, c'è una produzione iniziale di tumori, un sistema di sorveglianza che li elimina, e i tumori finali che uno vede, che sono macroscopici, non visibili solo al microscopio, sono quelli che riescono a scappare a questo sistema di sorveglianza. Sistema di sorveglianza che, se ricordo bene, come capita spesso in biologia, ma è descritto nel libro di Gian Vittorio, è fatta più strati a più livelli di difesa. E però a questo punto è chiaro che la pericolosità di tantissime cose, come possono essere fughe radioattive, e la quantità di radiazione che c'è potuto venire da Chernobyl in Italia, la quantità di l'effetto delle radiazioni che noi prendiamo per visite mediche e così via,
è fondamentale, dipende fondamentalmente da, questo, da questa stima, se noi abbiamo un effetto lineare o non abbiamo un effetto lineare. E anche qui questa è la situazione di discrasia cognitiva, diceva lui, perché quegli partigiani quelli che pensano più che sia più ragionevole un effetto lineare come sono io, hanno difficoltà a convincere quelli che pensano che non ci sia un effetto, o un effetto, non è, un effetto di so, che pensa ci sia un effetto di soglia come più Gian Vittorio. In ogni caso il libro presenta tutte e due le possibilità e le discute molto bene, e questo secondo me è anche istruttivo da un altro punto di vista, perché fa capire che da un lato la scienza sa certe cose e dall'altro lato, per quanto ci si voglia arrabattare, certe cose al momento attuale non le sappiamo. E a questo punto, quando bisogna prendere decisioni politiche in qualche modo, beh, ci sono anche qui due atteggiamenti è di dire non teniamo conto del pericolo finché non abbiamo dimostrato che c'è, o quello più conservativo, supponiamo che il pericolo sia quello massimo compatibile con i dati scientifici e agiamo come sia il pericolo massimo. E questi due atteggiamenti anche vi spiegano come a volte ci sono dei punti di vista diversi sulla pericolosità di tutta una quantità di cose radioattive. In ogni caso il libro secondo me è molto bello, perché entra nel dettaglio e fa capire in dettaglio come sono le cose dagli strumenti e presenta i vari punti di vista. Ti ringrazio molto per la tua benevolenza, grazie Giorgio. E in effetti io mi sono posto il problema di scrivere questo libro quando ho visto un po' tutti gli elementi di confusione, le incertezze, i dubbi, gli errori che venivano tirati fuori a proposito della radioattività. Perché poi sono andato a guardare la radioattività nella scuola. Allora, andando a rovistare tra i programmi scolastici, che oggi si chiamano indicazioni nazionali, si scopre che della radioattività se ne fa menzione solamente nei corsi del quinto anno del liceo scientifico. E chiaramente che al quinto anno del liceo scientifico poi si arrivi veramente a trattare tutto questo programma e parlare della radioattività, la probabilità è molto bassa. Per quanto riguarda gli altri ordini di scuola, tutti gli altri ordini di scuola, non se ne parla se non dicendo che all'ultimo anno della fisica si potrebbe parlare un po' di fisica moderna, e nella fisica moderna rientrano tante cose, insomma, meccanica quantistica, relatività, e quindi anche la radioattività, ma la probabilità che ci si arrivi veramente a trattarlo e che si arrivi veramente a trattare anche la radioattività, essendo il prodotto di due probabilità indipendenti basse, è un numero veramente prossimo a zero. Quindi, ecco, la scuola non si fa in nessun modo carico di dare un po' di cultura, un po' di informazione scientifica su una problematica che poi invece la gente è chiamata a discutere, a esaminare, a esprimere pareri. Ecco qua che ho pensato di mettere un po' di dati in maniera abbastanza possibilmente ragionevole, e forse mi urterò con le due categorie, i talebani del nucleare e i talebani dell'antinucleare, mi urterò con queste due categorie per il tono, diciamo, tranquillo e fattuale soprattutto con cui ho cercato di parlare di queste cose, dando sempre riferimenti bibliografici e sitografici, dando sempre indicazione dei pareri di qua e dei pareri di là. Spero di esserci riuscito, e la benevolenza con cui i miei carissimi colleghi hanno parlato sembrerebbe confermare, ma sta al lettore andare a dare un parere finale. Io spero che questa iniziativa funzioni nel quadro di un tentativo di recupero della cultura scientifica da parte della popolazione, perché non è possibile che uno Stato democratico possa funzionare se non c'è consapevolezza, se non c'è cultura, se non c'è possibilità di intervento
consapevole su tutti i problemi più gravi che ci investono. Quindi ecco, questo è stato un tentativo, spero che funzioni. Grazie. Non so se vuoi Diciamo giusto una cosa, visto che prima abbiamo parlato, almeno io ho parlato di cose in generale, e Giorgio ha parlato di un enorme problema, questo degli effetti a basse dosi e così via, e Gian Vittorio ha parlato dei programmi scolastici, e va bene. Allora è chiaro che a scuola, se uno volesse trattare la radioattività in maniera seria, non è ovvio. Servono persone brave, serve tempo, e quello vuole fare Quasimodo, e quell'altro vuole fare Kant, e quell'altro vuole fare Hegel, ma perché Borromini dove lo mettiamo? E no, Borromini, vabbè, quello è il Bramante, così, e alla fine non si fa. Però, c'è un però, che si può estrarre da questo libro, che secondo me da tantissimi altri testi di questo livello. Ci sono dei numeri che potrebbero essere trasmessi alle persone senza andare troppo nei dettagli. E allora ne prendo uno da questo libro. Quando c'è stato Fukushima, mia figlia, che ama particolarmente il Giappone, doveva andare là con il suo futuro marito. E allora la famiglia, ma come? Là c'è stata la cosa, è la radioattività, è sotto e sopra. Vabbè, dubbio ragionevole. Allora, uno prende questo libro perché stava qua, se no uno magari potrebbe andare su internet e scopre che all'epoca di Fukushima, all'ambasciata italiana a Tokyo, dall'Istituto Superiore di Sanità, fu misurata la radioattività in unità millisievert, così adesso lasciamo perdere le unità, ed era 0,35 a Tokyo, dopo Fukushima. Ora, a Roma il valore medio è 2,2, cioè quasi 10 volte di più. E a San Pietro è 7, quindi a questo punto uno dovrebbe prendere il Papa e portarlo via, perché poveretto, se uno crede e pensa che il Papa sia utile, dovrebbe subito portarlo via. San Pietro è uno dei posti più radioattivi di tutto il Lazio, perché ci stanno i sanpietrini, che naturalmente sono radioattivi. Allora, questi numeri uno poi può discutere, certo uno dire sì, ma 0,35 sì, sono di meno, è vero che a San Pietro è 7, però uno a San Pietro ci va molto raramente, invece magari a Shibuya, a Tokyo ci va molto più spesso, vabbè, dipende dalle persone. Però ecco, comunicare certi numeri secondo me è utile, va fatto, perché quelli sono dei dati. Come, e a questo punto cito la famosa trasmissione, quella in cui si parlava della radioattività vicino alle centrali nucleari, in cui si diceva, e questo è il testuale trascritto: esistono delle regole, ma sono impressionanti sul piano sanitario, cioè il limite di dose di 1 millisievert l'anno, uno, ricordatevi questo numero, non è il limite del non rischio, ma è il limite del rischio accettabile. Significa che al di sopra della linea c'è un rischio inaccettabile, e al di sotto non è che il rischio non esista, è solo accettabile. Questo è scritto nei testi ufficiali, e a questo punto lui direbbe è vero, perché non è che al di sotto non c'è, va bene, il limite di legge così è 1 millisievert, sì, ma a San Pietro abbiamo 7, capite? A Orvieto abbiamo 5, in Iran abbiamo 12, beh, forse qualche effetto ce l'ha avuto, però in India abbiamo 16 e in alcuni posti del Brasile abbiamo 800, e l'umanità sono vari milioni di anni a questo punto. Quindi questi sono dei numeri che, già detti, potrebbero dare delle idee, senza andare a studiare gli effetti, così, cose abbastanza difficili, avanzate, e cercare fra l'altro dei testi, anche perché se uno vuole andare su internet e cercare queste informazioni, oggi è pure difficile trovare quelle giuste. Spesso si trovano giuste, vabbè, noi siamo un po' di parte, però spesso ci sono veramente cose di fantasia. Vabbè, queste erano alcune cose che volevo dire sui numeri. Guarda, sono pieni di numeri che potrebbero essere trasmessi e discussi in qualunque, diciamo, dai 14 anni in su, liceo, anche solo fatti conoscere. È un po' come diceva lui, sì, la mucca pazza no, ma se stai fumando, vabbè, certo che un pensierino uno ce lo fa. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, no, volevo sostenere sempre che c'è questa cosa del
del rischio zero. Qualcuno pretende che il rischio sia zero, però il rischio non è zero, cioè la probabilità che di beccarsi un asteroide in testa è una su mille, credo che sia una su 100 miliardi nell'arco della propria vita. Però uno non è che può stare la propria vita in posti assicuri da asteroidi, che poi non è nemmeno facile fare se l'asteroide è abbastanza grosso. Quindi ci sono una certa quantità, c'è una certa quantità di rischio che bisogna imparare a gestire. Cioè, in fondo, una delle cose più rischiose che c'è, che facciamo in Italia, è quella di andare in macchina. E ovviamente a questo punto è evidente che se noi evitassimo tutte le macchine, ci avremmo 4.000 morti di meno in Italia. Non sono 10.000? E no, invece sono scesi sono a 4.000. Sono scesi, sono diminuiti. La crisi. Sono scesi di un fattore 2 perché c'è stata tutta una cosa di prevenzione, l'introduzione della patente a punti e così via, o forse scendevano indipendentemente da queste cose, però infatti io sono stupito che i morti erano 10.000 e ho letto recentemente che erano 6 e 4.000, quindi l'essere in qualche modo riusciti col comportamento collettivo in qualche modo a far diminuire il numero dei morti è una reazione molto... molto ragionevole, e questo però è un caso normalmente in cui non c'è nessuno che pensa, dice non vado in macchina perché è troppo pericoloso, forse qualcuno c'è, con la maggior parte delle persone non è che si guarda da non andare in macchina perché è pericoloso. D'altro canto, per esempio, a volte per esempio sull'aereo la reazione è molto più forte, però no, se il tragitto in taxi da Roma, da casa propria a Fiumicino, credo che sia più pericoloso del volo in aereo. Quindi a questo punto il volo in aereo è percepito come qualcosa da alcuni in cui da spaventarsi, eccetera, mentre il viaggio in taxi meno. Quindi la percezione di rischio è difficilissima e non è affatto facile. E non è affatto facile perché per fare questo bisogna fare le divisioni. Bisogna prendere un numero, dividere per un altro numero molto grande, vedere il risultato e capire che cosa significa il risultato. Quindi cosa che la scuola non riesce ad insegnare. Non so se l'università ci riesce a fisica, spero di sì. Però almeno i laureati in fisica dovrebbero. Speriamo. Saper fare le divisioni. No, ma interpretarle. No, dare senso al risultato. Va bene, allora grazie a tutti. Non so se c'è qualche intervento dagli amici che sono venuti. Volevo fare un'osservazione. Prego. Scusa. La ragazza che andava in Giappone, sì, e magari aveva sentiva un po' il rischio, ci passo, faccio una passeggiata in una piazza dove c'è un alto valore di redditività e poi dopo di che finisce la vacanza e torna a casa. Cioè io credo che molti non si rendono conto che una cosa è farsi la passeggiata e una cosa invece magari è mangiare, no? In una bancarella un sushi contaminato radioattivo e metterselo dentro e portarselo in giro per un po' di tempo nel proprio metabolismo. Cioè, la differenza tra contaminazione radioattiva e invece esposizione che sia a raggio gamma che passa da quelle parti, non credo che sia chiaro.